e di tutti e due si rialzi il sipario. Si parte! Ultima serie del round 16, ultima serie di questa fantastica giornata di eSports italiano dedicato a StarCraft 2. Nell'angolo in basso a destra abbiamo un grandissimo campione, un grandissimo giocatore che prima ha sofferto tantissimo proprio contro il nostro Nogard, ma adesso ha di fronte a sé un mostro sacro, il vincitore di un GSL. Ma lui saprà certamente tenergli testa. Dal team Root dagli Stati Uniti, Mini Gun! Nell'altro angolo, in alto a sinistra, presente, sta giocando questa partita a pochissimi metri da noi, qui alla Personal Gamer Arena di Bucinasco. È un campione, ha vinto addirittura un GSL, uno dei primi GSL, prima di tornare in ombra, di smettere per un po' di giocare e poi ritornare più forte si tempre nel team dei Mindsanity, G-Atsky! Giacchi che lo scorso fine settimana insieme anche ovviamente a Stardust avevano entrambi giocato l'Intel Extreme Master, le finali di Katowice, entrambi non sono riusciti ad arrivare a premi, anche perché per arrivare a premi dovevi vincere, dovevi assolutamente vincere, nessuno dei due ha vinto e quindi non hanno vinto niente se non dei punti WCS, ma in questo momento hanno la mente concentrata al Vasacast Invitational, mentre Cristiano gironzola in sopra e di sotto, adesso si prova a spostare nella regia. Tanta attenzione, abbiamo in questo momento il Cybernetic Core posizionato da parte di Minigun. 2 minuti e 55 della partita, inizia ad aprirsi anche questo secondo comando orbitale, mentre dall'altra parte sta arrivando un Reaper a 3 minuti e 8 della partita. Ancora nessuno dei due ha scoutato il posizionamento dell'altro, colore rosso per Giacchi, colore blu per Minigun. 3 minuti e 27 in questo momento, 3 minuti e 27 in questo momento. Attenzione, si va a muovere la probe, viene uccisa immediatamente la probe da parte di Giacchi, che fa un ottimo lavoro con questo Reaper. Attenzione, siamo a 3 minuti e 46 della partita, Giacchi continua a muoversi con questo Reaper, ancora non ha visto il posizionamento del suo avversario, Minigun, che intanto si disinteressa completamente di quelle che sono le intenzioni di Giacchi, che va immediatamente a posizionare il suo secondo Nexus. Siamo a 4 minuti e 9 della partita, arriva in questo momento il secondo Command Center. Vediamo quello che succederà in questo momento, sta arrivando intanto la caserma, due marine prodotti per volta da parte di Giacchi, che continua a dare fastidio. Arriverà in questo momento questo Reaper, arriverà il Reaper in questo momento, ma dovrebbe esserci già il Mothership Core a difesa, difatti è così, non riuscirà a fare danni con questo Reaper, ma sarà importante principalmente per scoutare. Go go go, dice il Reaper, e si infila nella mina online, ma viene attaccato immediatamente da sopra da questo Mothership Core. Attenzione, vediamo quello che succede, potrebbe cadere il Reaper. Il Reaper si salva con pochissima vita, mentre dall'altra parte lo stesso Giacchi sta andando a creare il suo secondo Command Center, mentre da quest'altra parte sta arrivando anche la Factory per il giocatore dei Mindsanity, mentre da quest'altra parte il Reaper, attenzione, il Reaper potrebbe riuscire a portarsi a casa una probe, difatti è così, il Reaper risale di sopra, continua a muoversi questo Reaper, vediamo se riuscirà a continuare a fare dei danni, continua a muoversi il Reaper, intanto viene ucciso il Reaper finalmente da parte di Minigun. Intanto Minigun va a posizionare anche la fabbrica robotica, dovrebbe essere riuscito a vederla Giacchi, difatti è così, vede tutto il giocatore coreano con gli occhi anche dietro la testa. Intanto mi immagino che ci siano di Horde, Narcotic e Ruin Blaster dietro a cercare di studiare tutte le build e i movimenti
del giovane giocatore coreano che, se non sbaglio, è appena ventenne o 21 anni, non mi ricordo, comunque molto molto giovane, il giocatore dei Mindsanity Terran, che in questo momento si inizia a muovere di fronte alla base del suo avversario con alcuni Marine. Il giocatore Protoss americano inizia a spreadare i suoi due Stalker per cercare di capire se dovesse arrivare un timing oppure no da parte del suo avversario. Si sente bassissima la musica di Pippo qua in sala, mentre sta arrivando in questo momento il primo Observer da parte di Minigun. Ci sono anche doppio assimilatore, altri due assimilatori da parte del giocatore del team Root. Attenzione, in questo momento sta arrivando la Medivac, sta arrivando la prima Medivac da parte di Giacchi. Se secondo me vuole giocare immediatamente, subito aggressivo, 54 psi per Giacchi. Attenzione, bravo adesso Minigun con questo Observer per il posizionamento del suo avversario. Continua a mandare a spreadare i suoi Stalker per avere più map control. In questo momento si sta andando a creare anche la Robotics Bay, sta arrivando a crearsi anche la Robotics Bay. Attenzione, iniziano i primi scambi tra i due. Va a posizionarsi la mina in questo momento, ci sono due mine, potrebbe farsi aggressivo quando vuole il giocatore dei Mindsanity. Attenzione, sale sulla Medivac, inizia a volare la Medivac da parte di Giacchi. Dall'altra parte il pilone di Minigun che vede tutto, va a splittare il suo esercito Minigun, ma adesso dovrà stare attento perché Giacchi vuole giocare aggressivo. Giacchi si muove con aggressività, va a posizionare la mina, ma arriva immediatamente il Photonover Charge, va a creare anche un bunker. Ma cosa sta facendo Giacchi? Attenzione, perché in questo momento è comunque stato posizionato il Photonover Charge è stato posizionato, va giù la mina, grande difesa da parte di Minigun in queste prime fasi di game. 8 minuti e 44, 68 psi per Giacchi, 68 anche per Minigun. Attenzione intanto da quest'altra parte, vediamo che succede. 8 minuti e 59, 9 minuti, abbiamo un bel gruppo di Marine ed una Medivac. Attenzione, Giacchi potrebbe andare a ridroppare, fa un fake drop, quello è un fake drop per provare a far muovere il povero Minigun, che in questo momento sembra essere assolutamente in condizioni difficili. Vediamo l'esercito da parte di Minigun, sono tre Stalker e queste due Sentry che sono importanti però per i Forceville, per l'utilizzo dei Forceville. Arriva finalmente anche un colosso per il giocatore Protoss. Intanto Giacchi va a posizionare una terza base, 50 lavoratori per il giocatore Terran, 54 per il giocatore Protoss. Corna indietro, i Marine tornano indietro, sanno che hanno infastidito a sufficienza il loro avversario. Questa è una sfida tra grandissimi campioni di StarCraft. Intanto attenzione, sta arrivando un colosso da parte di Minigun. 10 minuti e 22 sul cronometro, 10 minuti e 26 in questo momento. Arriva un autoscan da parte di Giacchi, che vuole partire probabilmente con un megadrop. Parte il megadrop di Giacchi, tutti i Marine sono adesso sulle Medivac. Io ho sbagliato l'inquadratura, inquadriamo lui che rincorre tutti i suoi amici che sono partiti per questa guerra, che probabilmente sarà una guerra kamikaze. Volano dentro queste Medivac che stanno attraversando tutta Frost, guardandosi negli occhi, mangiando i loro chewing gum e sputando in terra dentro queste Medivac. Mentre dall'altra parte le forze di Iron stanno aspettando l'arrivo dei loro nemici. Attenzione, perché adesso potrebbe prenderlo completamente impreparato, però questo pilone potrebbe dargli la visibilità sufficiente. Attenzione, vediamo quello che succede. Non lo vede, incredibile, non ci voglio credere, non lo vede, è passato completamente indisturbato. Potrebbe fare dei danni incredibili. Guardate come si è andato a posizionare alla Batman Giacchi. Attenzione, i colossi fuori posizione, ma il time warp rallenta Marine, ma sicuramente andrà giù la terza. È già stato bravo a mio parere Minigun, che ha limitato un po' quei danni. Va giù il Mothership Core, attenzione, brutta mossa questa, è andato giù il Mothership Core. Vediamo se riuscirà a portarsi a casa la terza base oppure no. È bravo, molto bravo anche Minigun nelle operazioni difensive, si è difeso veramente molto molto bene Minigun in questo momento. Attenzione, torna indietro Giacchi, 12 minuti e 29 nella partita, 12 minuti e 33 in questo momento. Attenzione, tantissima attenzione nel game, il numero dei laboratori è pari, Giacchi avanti di un po' di psi nei confronti del suo avversario. Però adesso ci sono tre colossi,
tre colossi da parte di Minigun, è completamente fermo l'esercito del Protoss, adesso inizierà a muoversi, no, continua a essere aggressivo Giacchi, è Giacchi che continua a giocare aggressivo, attenzione, riparte con un drop e probabilmente dall'altra parte Minigun inizia a spreadare ancora di nuovo un po' delle sue unità per cercare di capire eventuali nuovi drop che stanno per arrivare, perché adesso inizierà probabilmente una scan da parte di Giacchi, non vuole Observer sopra la testa, vuole avere campo libero di fare ciò che gli interessa di più, vuole andare a vincere questo Vasacast Invitational, è lui uno dei grandi favoriti. La parte bassa del tabellone, specialmente dopo l'uscita di giocatori del calibro di, non me lo ricordo perché ora sono veramente stanco, comunque lui è uno dei favoriti, non vi preoccupate, ve l'assicuro questo. Attenzione, intanto riparte probabilmente con questo drop, sembra essere pronto ad andare ad attaccare Giacchi, si muove verso questo pilone, questo povero pilone, 166 zitto Giacchi, 141 per Minigun. Siamo a 14 minuti e 10 del game, andiamo a vedere il numero dei colossi in questo momento, sono 4 da parte di Minigun, 4 colossi da parte di Minigun, ancora vede l'Observer, lo distrugge immediatamente. Minigun ha 4 colossi, sta arrivando anche il quinto in questo momento, avrà bisogno di molte Viking, avrà bisogno di molte Viking. Giacchi, attenzione, prova a salvarle, prova a salvarle, quante sono le Viking in questo momento? Sono 8, sono poche per andare a combattere contro un numero di colossi così elevato. Minigun intanto sta andando a posizionare anche il Templar's Archive in questo momento, quando siamo a 14 minuti e 57 della partita, continua a muoversi avanti e indietro il giocatore Terran, un'altra scan, no, non la fa, continua ad andare avanti, in questo momento la distrugge. 15 minuti a 9 della partita, 15 minuti a 9 della partita, si va a aprire a ventaglio il giocatore coreano contro il giocatore americano. Attenzione, attenzione, perché Giacchi continua a muoversi in avanti, Giacchi continua a muoversi in avanti, 15 minuti e 29 della partita. Attenzione, avanza ancora Giacchi, mentre dall'altra parte continua a rimanere fermo sulle sue posizioni il giocatore americano del team Root. Arriva un'altra scan, ma continua a muoversi Giacchi, vediamo quello che succede. Giacchi continua a fare scan, non vuole Observer, vuole muoversi indisturbato, ma in questo momento, attenzione, avrebbe bisogno delle Storm, avrebbe bisogno delle Storm, Minigun, le Storm ancora non ci sono, continua a muoversi molto bene, continua a muoversi molto bene Giacchi. 16 minuti e 06 della partita, 16 minuti e 06 della partita, continuano a muoversi due, guardate che balzer che stanno facendo questi due giocatori, tre basi contro quattro, è andato a pazzare anche una quarta Giacchi, ma la partita è veramente tesa adesso, 196 a 168, buone lamp da parte Giacchi, che adesso prova ad avanzare, prova a portarsi a casa un colosso, ma arriva le Storm, comunque arriva le Storm da parte di Minigun, buon ingaggio da parte di entrambi, ma sembra essere molto meglio posizionato Giacchi, è rimasto un solo colosso, grandissimo Giacchi, però un colosso è rimasto, 166 a 135, va giù anche il Photon Overcharge che si chiamava Mothership Core, grande micro da parte del giocatore di Mindsanity che continua a micrare, micra, attenzione dall'altra parte, adesso però sarà contenta a tornare indietro, ancora non si accontenta ancora Giacchi, 145 a 121, buona difesa da parte di Minigun, buon attacco da parte di Giacchi, siamo ancora in partita per entrambi. Grandissima tensione, grandissimo game, povissima la voce, ma rimasta a base, veramente siamo agli sgoccioli, 17 minuti e 40 della partita, vediamo che adesso anche Minigun vuole andare a prendere una quarta, sta per arrivare la quarta base da parte di Minigun, attenzione, vediamo che succede in questo momento, ci sono tantissimi ghost, il numero dei colossi è veramente basso, ma guardate che Giacchi si è sostanzialmente di nuovo maxato, 184 a 185, 144 a 185, attenzione perché potrebbe arrivare anche il colpo del KO da parte di Giacchi che continua a giocare offensivo, lo vede Minigun, attenzione, Minigun non deve sbagliare le Storm, la speranza di Minigun accesa su quelle nuvole che si sono create sopra Buccinasco, prova a colpire, Storm, buona la Storm da parte di Minigun, attenzione adesso arriva l'ingaggio, ma arriva anche l'Emp, grande Emp da parte di Giacchi che avanza, Raynor lo supporta da dietro, gli dice bravo, ma arriva ancora la Storm da parte di Minigun che non si arrende, non so come sia potuto succedere, sembrava fatta per Giacchi, ma Minigun contrattacca, Minigun avanza, contrattacco, riprende l'Axelnaga, attenzione perché è andata a prendere la ninja Wazzazzo da parte di Giacchi, 145 a 130, alla fine quello scontro sembrava assolutamente vantaggioso per Giacchi, ma Minigun è riuscito in qualche modo con una Storm a ribaltarlo, 74 lavoratori per Giacchi, 67 da parte di Minigun, 19 minuti e 36 della partita, attenzione, si vanno a muovere ancora gli SCP, andiamo a vedere l'incom da parte dei due giocatori, guardate quello di Giacchi è praticamente il doppio rispetto a quello di Minigun,
incredibile. Vediamo quello che succede adesso. Ci sono delle storme, la partita è ancora molto molto combattuta, è il primo game di una serie bellissima, un best of 3 tutto da scoprire. Intanto attenzione, continuano a muoversi due Giacchi, intanto va a morire lo Zilot in questo momento. Attenzione perché l'esercito di Giacchi ovunque in questo momento si prende una storm, ma combatte, continua a combattere ovunque. Mi ricorda Starigoli in questo momento, ricorda la nostra Aquila Nazionale. Attenzione in questo momento ovunque, non si sa cosa serve questo, ma è dovuto scappare, ha fatto dei danni. Vediamo quanti lavoratori uccisi, neanche troppo in verità, 167 a 153, ma continua ad attaccare Giacchi. Storm perfetta! Male, questa ha fatto male a Giacchi, ma non si ferma il giocatore coreano di Mainzanity, continua ad attaccare, va giù il Nexus, incredibile Giacchi che si porta a casa il Nexus in questo momento. 21 minuti e 19 della partita, la mia voce sta finendo, anche se non me ne accorgete. Di 179 a 157, continua a doversi difendere Minigun, che va a prendere anche una quinta base in questo momento. 182 a 161, il numero dei lavoratori ancora dice che la partita può essere giocata da entrambi i fronti. Continua a splittare i suoi SCB, ci sono SCB ovunque, a base ovunque sostanzialmente. Giacchi sembra essere nel complesso in vantaggio nella partita, ma l'opsi è praticamente pari, basta un ingaggio sbagliato, basta un errore e tutto può rimettersi in discussione. Intanto si rimuove di nuovo in avanti il giocatore di Mainzanity. Attenzione, 22 minuti e 17, può succedere di tutto. Attenzione, avanza Minigun ancora, continua a muoversi avanti e indietro, arriva un'altra scanna in questo momento. 22 minuti e 35, attenzione, tantissimi ghost, Storm su tutti i ghost, attenzione, la tensione di questo ingaggio che può costare la semifinale, quarti di finale di un Basakast Invitational. Arriva una scan, buon uso degli amp da parte di Giacchi. Attenzione perché qua ci sono degli Zilot pronti a muoversi, arriva un'altra storm da parte di Minigun e non ho più voce, non so come far urlare Storm, va a splittare tutto l'esercito, ancora amp, i ghost non muoiono, i ghost difesi, guardate che micro da parte di Giacchi. Adesso aspetta, trova i colossi liberi, si porta a casa un colosso gratuito, attacca adesso, ma arriva l'amp incredibile da parte di Giacchi. Che amp ha fatto, si è portato a casa tutto Giacchi, non sbaglia niente e adesso sembra infermabile, avanza Giacchi, avanza, stimpacca, 154 a 96, GG, Giacchi 1, Minigun 0.